Ciao a tutti, ciao. Oggi facciamo una puntata un po' particolare. Facciamo il backstage di un video che stiamo preparando insieme all'associazione Chine Vaganti, che verrà proiettato in occasione dell'inaugurazione di un murale che verrà fatto qui a San Gavino, ma vi potremo dare più informazioni magari più avanti nella puntata e più avanti anche nel tempo. Intanto iniziamo le riprese, Valeria fa le riprese e i soci di Chine Vaganti parleranno per raccontare la storia, come è nato Kine, cosa fa, cosa vuole fare e i progetti per il futuro. Io non ho parlato niente, parla sempre Monica, ma perché io faccio le riprese. Comunque siamo arrivati qui, c'è il Museo delle Due Fonderie che a me piace moltissimo per il logo e lo faremo vedere meglio nel resto della puntata. Ci vediamo dopo. Andiamo a lavorare, ciao. Dai, pronto? Quando sei pronto parti, io sto già registrando. 20 anni fa abbiamo fondato l'associazione Chine Vaganti, eravamo in 6, anche se all'inizio in realtà eravamo in 3. Eravamo io, Marcello Lasio e Andrea Fiori. E dopo io li ho fatti aspettare perché Andrea e Marcello mi chiedevano sempre: dai, vediamoci, facciamo qualcosa. Non c'era assolutamente ancora l'idea dell'associazione, si inizia quasi sempre da bambini, però i primi passi ve li abbiamo fatti allora e sono stati passi anche emozionanti, entusiasmanti, perché eravamo liberi, non c'era nessuno che ci dicesse cosa fare, come farlo, e andavamo molto a ruota libera. A una persona che è veramente un pilastro nella nostra esperienza, perché ha significato per noi quello che tutti quanti i giovani allora fumettisti vorrebbero avere e cercano di avere, cioè avere un maestro che più che un maestro di fumetti, che è stato pure, è stato un maestro di tantissime altre cose. Dopo l'intervento di Daniele Mocci, adesso è il momento di Gian Claudio Vinci. Andiamo a sentire. È entrato in Disney, il grande colosso dell'editoria, e immagino che sia un cazzo. No, era buono. Allora, fermati a D e puoi ricominciare. Era buona comunque la se è partito bene. Valeria non fa niente. Al massimo. un'altra. Va bene. No, ma è perché non sale neanche troppo appresso, ma va bene che glielo dica anche lui. Lo fa lei, cioè lo fai tu. Okay. Ciao, ma no, buono. Ok, stiamo cominciando, via. Noi siamo entrati in Chine Vaganti per la passione libri, fumetti, insomma, volevamo fare quello di mestiere, alcuni sì, alcuni no, e durante il nostro percorso in associazione alcuni ce l'hanno fatta, e quando sono entrato io in Chine Vaganti, Luca ha messo i suoi piedi per la prima volta in Disney, un esempio di come una passione si può trasformare in un lavoro. Pronto? Siamo entrati... C'era il tempo sopra noi. Vai di backstage. Siamo entrati in Chine Vaganti per ospite. Passione. Però non possiamo tutti noi facciamo fumetti a casa, quindi volevamo insomma riuscire a fare i nostri fumetti. Stiamo andando a scovare due. I segreti dei tuoi pezzi. Siamo entrati in Chine Vaganti per passione. Lui sta provando la porta. Nessuno improvvisa. Sì. Il copione è pronto. State provando. Sì, sto riprendendo. Quindi Parmenide è una di filosofia che mi piace a me. Ah, qui si parla di filosofia, ma noi non siamo così in alto, almeno io no.
Si concentrano con la filosofia. State ripassando? Sì, sto ripassando il mio. Che materie dovete portare? Scienza della natura e chimica. Analisi 2. Tu? Analisi 2. Ma io penso educazione fisica e religione. Anch'io. Mi piace l'educazione fisica. Torniamo a vedere cosa stanno facendo. Adesso stacco però. Perché? E poi dobbiamo camminare piano, sennò si sente. Ma è più divertente. Ma poi ci sgrida. Ci sgrida, ragazzi. Valeria. Dai, è Sofia che fa il rumore. Perché sono sì. A terra. Sì. Dopo in Audi siamo arrivati. Speriamo che questa puntata venga bellina. Se non Valeria mi rimprovera. Ad esempio, sono entrati in Mondadori con serie per ragazzi. C'è Jean che. Ho dato per primi Luca Daniele perché sono stati solo i primi a entrare in questo progetto dal momento che anche altri soci di Kine Vaganti li hanno aiutati e seguiti, come ad esempio Maurizio Colori, oppure Marcello Lasio e Andrea Pao ai testi, oppure ho scritto perché gli ultimi 10 storie appunto li ho. E secondo me le colline sapete. Non domani niente, perché lo bisogna fare le cose. Da così, capito? No, non basta così. Ok, andiamo a fare una passeggiata, Andrea. Sì, perché tanto facciamo, si annoiano. Facciamo vedere alle nostre qualcosa spalle, del museo. Sempre, delle, sempre delle tutto andiamo a fare il backstage dentro il museo. Adesso. È chiuso. Come è chiuso? E stasera non apre. Ma se ho visto che c'è la bicicletta di Luca. No, l'abbiamo fatta lasciare per scenografia. Ci piaceva e abbiamo chiesto di lasciarla. Ok. Vediamo se riusciamo a scrutare qualcosa. Chissà. Vediamo un po'. Del riflesso. No, non si vede proprio niente. Non si vede una cippa. Aspetta, perché non si possono dire le parolacce. Ma hai l'elastico nero azzurro perché ti fai l'Inter? No, perché non ho trovato l'altro nero. Ok, allora, museo chiuso. Museo non siamo riusciti a farvi vedere bicicletta niente. Bicicletta finta di cartone, perché è messa lì per la scenografia. Scenografia, quindi, sì. Di cartone, bicicletta. Sì, è solo un attrezzo scenico. Adesso andiamo a vedere a chi si tocca. Vediamo chi sarà il prossimo, probabilmente è Marcello. Io penso che invece sia che il prossimo sarà Carburo. Secondo me il prossimo chi è Carburo. Secondo me il prossimo è Carburo. Lo scoprirete chi è Carburo. Marcello. Vediamo chi è il prossimo. Sono molto emozionato di fare questa intervista con le gemelline. E tra l'altro io sin da piccolino, da quando ero bambino, ho desiderato le seguo quando lavoravano a Virulina. Beatbox, Carbone. Adesso canterò una canzone per voi. Don't believe that! Ancora. Così? Boss, prova? Ho la voce più bassa. Sì, ci vedo. No, ma va bene. Adesso l'assistente tecnico. Non parlate? Scusa. Vai. Allora, quando vuoi tu, Andrea, tu da registrando. Allora, io sono entrato. No, ragione Andrea, tocca a Carburo. Aspetta. Ci ho disegnato sopra con la matita e ho detto questo è stortissimo. Va male. Quindi da allora ho pensato che forse sarebbe stato meglio spostarmi a scrivere. Infatti da allora ho iniziato a scrivere questo. Dato che solitamente quando sei così giovane credi già di aver fatto tutta la strada, di essere bravissimo, entrare in associazione e avere qualcuno che era più bravo di me mi ha fatto capire che probabilmente poi si sente la voce. E insieme a Claudio, Simone e le altre tre ragazze abbiamo deciso di fondare un giornale, perché poi il giornale delle giovani chine vaganti si chiama Resto Mancia, e abbiamo iniziato a metterlo più o meno in lavorazione all'inizio o alla fine del 2001. Ed è uscito realmente nel 2003, quindi c'è stato più di un anno di lavoro. Si può dire quindi che Daniele c'è stato uno tra i primi che mi ha insegnato a mettere ordine tra ciò che scrivevo. Va bene qua? No, Monica, avvicinaglielo ancora un po'. Tanto penso che... Prova. Funziona? Mi senti? Sì, va bene. Okay. Siamo in diretta? Sì. Siamo in diretta. Allora, vado. Sì. Senza allora, senza dire sì. Allora. Anzi, aspetta un secondo. Prova, guardami. Va bene. Dunque, aspetta, Vale. Sì. Siccome io non mi ricordo bene tutto in sequenza tutto quello che devo dire, ogni tanto dovrò fermarmi a controllare cosa devo dire, ok? Va bene. L'importante è che non ti muova troppo qui da qua, però. Stai sempre ferma, così quando riaggancia è simile. Aspetta. Va bene, secondo me
puoi andare. Terribile, non voglio che mi guardino queste. Dai no, ragazzi, io andate a fare una passeggiata. Aspetta, ancora un po'. Come va? Va bene così, dai. Stiamo andando, adesso tocca a Sofì. Io arrivo in associazione. No, aspetta. E Sofì è molto emozionata, non dobbiamo girarci per non guardarla e poi accappellare per non avere il controluccio. Quello è stata scelta insieme a altri due amici. Quello è Sofì. Alla fine ti sei anche arrivata. Allora, Sofì ha finito. Ma adesso tocca alla cosa. Adesso c'è la cosa e l'intervista. La cosa. Noto la roccia. Ma poi la possiamo mettere su YouTube? Certo. Non è che si offende? Poi si è fatto questa pettinatura rockabilly, allora, niente. Allora, vedere l'inquadratura qui. Troppo vicino al microfono. No, tanto lo sposto il microfono. Qui, siamo qui. Allora. Comunque, avrete notato che ho cambiato acconciatura. Per dare un po' di dinamicità alla perché video. Perché mi arriva il sole negli occhi, chiudo gli occhi e... Pronti le crodette merita. Per Marcello. Siamo sono giapponese. È giapponese Marcello. È un po' giapponese cicciottello, però è molto giapponese. Lo riempio lo schermo. La tata di sumo. Aspetta. Adesso intervisteremo Onda di... Onda di Street Fighter. No, non avevo capito. Onda di Street Fighter. Dove lo devo mettere? Fuori dall'inquadratura. Mi si sente? Ma no, mi sposto io, okay. Non c'è problema. Ma ti sposto, stai dove fai ti dico io. Allora, esce nell'82, inchina. Cioè, la sto facendo io l'inquadratura e mi dicono come devo fare l'inquadratura. Asco. Troppo vicino, però. No! Oh, ho capito un dente cariato. No. Ma vabbè, non devo dire altro. Allora, vai Marcello, vai. Marcia, vai fin qua. Così. Troppo avanti? No, devo, è per l'altezza. Vai Moonwalker. Okay. Pam 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 pam. No, no. Parla Marce. Mi senti? Monica, avvicinaglielo un po' di più. Mi tienilo. Mi avvicino io, no? No, no, tu devi stare proprio troppo centrale. Non siamo mai. Sì, vai un po' là. Ah, vai. Io? Ancora un po'. Ancora un po'. Ancora un po', ancora un po', ancora un po'. Boh. Ma io, siccome risulti sotto. Non guardo la telecamera. E tanto c'ho gli occhiali, cosa vuoi che ti dica? Mi dà fastidio il sole. Guarda qua. Abbiamo il nostro Ray Charles. Chiudo gli occhi, non serve un cazzo. Hey, nice thing myself. Quello era Louis Armstrong, sbagliato. No, non abbia. Francesca. Mi senti? Tu sei. Mi senti? I love you. Pronto? Marcello! Pronto? Che ti devo ciao, a ciao, sono Marcello e ho di... Allora, cioè, io... Non faccio così, normale. Io direi che per il pezzo di Marcello possiamo anche finire qua. Anche secondo me. Adesso aspettiamo che inizi a parlare e vediamo se si emoziona. Se si emoziona gli diciamo di rilassarsi. Oh, volevi in Vogue che dice che ha, preso, che ha perso il fuoco. Chi c'è dopo Marcello? Accendo. Quindi... 3, 2, 1, ciao! I just go to say how much I care. Niente? I just go to say I love you. Ma è bene così, Marcello, sai che ti devo mettere non servo, non servo più. Non serve a niente. Prova a parlare, Marci. Allora, pronta? Aspetta, allora sei a fuoco. Aspetta, parla. Sono a fuoco? Sì. Ok, si sente bene, no? Mi si vede? Eia? Mi si sente? No, se, spostati anche di nuovo, ok? Ti va quella cosa in testa e non ti deve andare ancora un po'? La pensilina. Dai, boh. Così, resta così. Aspetta che c'è troppa aria in testa. Dai, vai così. Ci siamo... Senza quindi. Ci siamo incontrati
per fare fumetti, perché avevamo appunto un'idea per una storia fumetti, per una serie appunto. E ci siamo ritrovati subito dopo invece ad avere un'associazione culturale e organizzare appunto attività culturale che trattasse appunto di fumetti. Subito ci siamo Allora, la mia esperienza con Kine Vaganti è nata così per caso per un corso organizzato dall'associazione in cui appunto l'associazione insegnava ai partecipanti a fare un fumetto in tutto e per tutto, sia a scriverlo che disegnarlo, ai ragazzi, tra cui io, di iscriversi in associazione. Da lì diciamo è cambiato tutto in meglio perché mi si è aperto un nuovo mondo. Siamo qui con Andrea Pau. Siamo nel backstage. Siamo cugini fittizi. Perché io su Facebook sono anche Pau. E io sono Pau per prima cosa. Sì, sì, lui è un vero Pau. Io di riflesso. Ci sentiamo. Siete in missione per conto di Dio, vero? Assolutamente sì, io sono in missione sempre per conto di Dio. Dai, non lo so. La banda! Siete in missione per conto di Dio. No, il monitor è qua. Chiaro, ma frega. Storiaccio. Dove era arrivato? Non lo sapevo. C'è, riga, modernata. Qui siamo all'avanguardia in Sardegna. Che ti credi? Ah, vai. Sincero. A me non mi fanno parlare. Quindi io dopo farò un pezzo solo per voi. Solo per voi, siete iscritti al canale, non per gli altri. Quindi se non siete iscritti al canale iscrivetevi, perché state guardando qualcosa che non vi meritate. Mi sembra un ottimo motivo per iscrivervi. Sentitevi in colpa e iscrivetevi. Se esco strabica non ci posso fare niente. Se non esco strabica è meglio. E a dopo. No, no, vabbè, fa parte del perché te lo conosco, strabica. Comunque non devi dire cavallo. Cosa dico? Non lo so. Lo puoi dire, che cosa non lo puoi dire? Puntagli. Puntagli. Vabbè, parto dalla... Ma quante cose in più si dicono in questo lavoro? Qua non si capisce niente. Non si capisce niente. Dunque... Questa non è l'ultima generazione di Kine Vaganti, ma ce n'è un'altra che va dal 2016 al 2017, in cui i nuovi soci sono Valeria Tronci, Monica Tronci, Martino Scalas, Roberta Pisanu e Giacomo Pizzalis. Abbiamo quasi finito. Anche il sole ormai ci ha abbandonato. Tanto freddo, c'è stanzando il vento. Sì, io mi sono messo il foulard perché sennò mi continua il mal di gola. Povero, come di gola, povero. Io sono Monica Tronci, sì è vero, mi conoscete già tutti, però ad abbondanza vi dico chi sono. Sono entrato in Kine Vaganti dopo aver visto la presentazione di un libro a Terralba con alcuni soci. No, questo lo mettiamo nel canale. E non mi fanno parlare! Ho capito quanto poco era seria l'associazione e allora ci sono voluta entrare. Sì, sempre con mio cugino che disturba. E poi non ho altro da dire, lo so, vorreste sapere un po' di più della mia vita, però ci fermiamo qua, è meglio, magari più la prossima volta. Adesso fai come Fraiese, girati e dammi pum pum pum. Te l'ho ricordato. Scusate un attimo. Pum pum pum. Era più bello. E io allora no. Ma scusa, quanti ce ne sono dietro che stanno disturbando la mia registrazione? Va bene. Ciao. Allora, dobbiamo chiudere la puntata. Sì. Dai, sole.